Io chiedo a chi ci guarda da casa, ho sentito che la lira era piccola, brutta, inflazionata. Se era più facile pagare il mutuo 15 anni fa, è più facile pagarlo adesso. Se la gente lavorava di più 15 anni fa o lavora di più adesso. Se a fine mese riusciva a mettere via dei risparmi di più 15 anni fa o adesso. Se con questa robetta qua, piccola brutta, ecco, questo 1000 ecco. Lire... Mille lire. Cosa si comprava con questo e cosa si compra oggi con 50 dentro? L'economia è questa. Per il bene l'economia non è lo... Se io sono disoccupato non lo pago il mutuo. Con una moneta diversa che mi permette di tornare a lavorare, il mutuo lo pago. Di una semplicità imbarazzante. C'è Scalfarotto che non si tiene più perché dice deve risponderle, Salvini. Io sono un po' più grande di Salvini. I miei genitori avevano il mutuo negli anni Ottanta. Io me lo ricordo che a fine mese noi non sapevamo quanto avremmo pagato perché l'inflazione... Quella 1000 lire che ha fatto vedere Salvini, ci comprava il ghiacciolo nel 1978. Quella 1000 lire che ha fatto vedere Salvini, ci comprava il ghiacciolo nel 1978. Quella 1000 lire che ha fatto vedere Salvini, ci comprava il ghiacciolo nel 1978. Nel 1979 tornavi a casa in vacanza e la signora che ti vendeva il ghiacciolo ti diceva che non bastavano più. Guarda, ti pregavano se ti chiedevano 1000 lire Salvini, per il ghiacciolo. Salvini, con ma che costava 100 lire il ghiacciolo. Sì, solo a te lo vendevano 1000 lire il ghiacciolo. L'anno prima ne costava 50. Un giornale costava 1000 lire per 3 mesi o per 6 mesi. Scalfarotto pagava 1000 lire. Salvini, cosa dici? Salvini, con quei soldi noi non ci facevamo... Vale la Picerno che con 80 euro fa la spesa per 3 anni. Con quei soldi non... Quelli del PD fanno la spesa non Salvini, so dove, però. Salvini, con quei soldi noi non ci facevamo niente perché non c'era banca che ti dava un mutuo a tasso fisso. Ma dillo agli italiani che non ci facevamo niente. Eravamo la quarta potenza al mondo.